sì, è una tappa impegnativa. L'arrivo a Camigliatello non è banale. Tra l'altro io ho dei ricordi piacevolissimi, perché la mia prima fuga del mio primo Giro d'Italia l'ho fatta proprio qui. Arrivai terzo a Camigliatello, la tappa era Palmi, Camigliatello, Silano. Andai in fuga proprio in questi chilometri con altri sei corridori, poi rimanemmo in tre. Beccas, che vinse la tappa, e Renosto, che arrivò secondo, e io in cima a Camigliatello arrivai terzo. E quindi sono ricordi piacevolissimi, e mi fa piacere che il Giro torni a Camigliatello. E parto da Mileto perché qui c'è passione per il ciclismo, e quindi anche la giornata di oggi testimonia la voglia che c'è qui a Mileto di Giro d'Italia. Ma no, io sono tranquillo perché ho avuto una grande soddisfazione, perché questa è una grande famiglia, la famiglia del ciclismo, quindi in qualunque momento uno chiama l'amico e l'amico è sempre presente qui, come Davide Cassani. Quindi per noi abbiamo raggiunto un traguardo che veramente non ce l'aspettavamo. Un ringraziamento anche alla Gazzetta dello Sport che ci ha concesso questa partenza dal Mileto a Camigliatello con la Viva Camigliatello, e noi stiamo preparando tutto. Speriamo di fare tutto bene fino a maggio, con l'augurio che ci sia qualcosa di importante per questa città. Il momento per Mileto è molto importante, è una giornata storica dal punto di vista sportivo, ma anche della promozione del territorio. Riteniamo che sì, di ringraziare Mimmo Bulzumiro, Sporting Club e la Gazzetta dello Sport con RCS per averci dato questa opportunità di una tappa, di una partenza di una tappa del Giro d'Italia. È un evento storico per Mileto che serve per valorizzare, come ho già affermato in altre occasioni, quelle che sono le risorse culturali, locali del nostro comprensorio e anche della Calabria tutta. Quindi tutti gli sportivi saranno invitati il 15 maggio a questa grande festa. Noi ci stiamo preparando con queste manifestazioni. La giornata di oggi tra l'altro è un momento importante, un caposaldo di questo tragitto che noi faremo da qui al 15 maggio, ed è un evento storico perché è la prima volta che un trofeo come questo importante, che è l'originale, autentico, che verrà consegnato poi al vincitore del Giro d'Italia, si fermi a Mileto per 15 giorni e verrà esposto al Museo Statale in una bellissima teca di cristallo. Vorrei solo ricordare, così come abbiamo appreso qualche giorno fa a Milano, che subito dopo di Mileto questo trofeo andrà a Milano e verrà esposto insieme al trofeo della Coppa del Mondo di sci, per capire l'importanza di questo trofeo, che è un gioiello che invito tutti i vibonesi della provincia di Vibo Venezia e anche della Calabria tutta a venirlo a visitare da qui fino al 30 di dicembre al Museo Statale di Mileto.